Io ho indagato tutta la vita per chiarire certe sequenze di come è facile scappare perché quella porta era aperta. Anche mia nonna mi ha detto devi ricordare. Lei è morta quando fu, nel 1950, io sono ancora lì, sto sempre a ricordare. Emilio aveva solo 11 anni, il 4 luglio del 1944, quando gli ufficiali della divisione Hermann Göring uccisero suo padre insieme ad altri 191 civili. Una delle stragi nazifasciste più efferate della storia italiana, le vittime tra i 14 e gli 85 anni vennero rastrellate, uccise a colpi di mitragliatrice e bruciate nei paesi di Meleto, Castelnuovo, Massa Sabbioni, San Martino e Le Matole. Il tedesco solo, uno giovane, appoggiato, c'era un lampione e una ringhiera appoggiato da quella e quell'altra. Disse, forse non ci dice nemmeno niente. Che mi ricordo si scese giù al piano terreno, perché non si trae il primo piano, c'è il piano terreno. La mia mamma aprì la porta, io ero dietro a lei, vedevo il rumore in questo tedesco, sentì il rumore della porta, ci guardò, uscì la mia mamma, poi uscì io, poi mio fratello, poi quando uscì mio babbo, su gli fece come a dire e noi raus via. Allora mi ricordo mentre si andava lì, mio babbo fece la strada per salire perché lì era il paese di Arnova, tutto un tasso di scendere, fece la strada per salire e quando io arrivavo un po' più giù si guardò e mi disse arrivederci e non l'ho visto più. Poi noi, dice, andate al rifugio, il famoso rifugio fatto dalla società mineraria, voi vedrete tutte le donne sono lì, si arrivò là non c'era anima viva. Allora il silenzio sconcertava, ma che ci si fa qui? Si seguitò la strada, quando si fece qualche 200-300 metri, si sentì un urlo gigantesco, collettivo di un gruppo di persone, nel 74, e poi allora ci fu un po' da sperare, la mia mamma ci sente, li ammazzano tutti, ammazzano anche il babbo. Fu proprio la nonna a portare Emilio sul luogo della strage, un'immagine rimasta impressa nella sua mente, ancora oggi nitida, ancora oggi testimone di una memoria che non si spegne. Tu sei il figlio maggiore, tu devi vedere perché tu devi ricordare. Fu un'investitura, ma io in quel momento non ci ho ripensato dopo. Una donna che l'aveva fatto la seconda elementare a quei tempi lì, ma non era stupida, era brava. Avere questa sensazione ci bisogna lasciare il ricordo e lui, il figlio maggiore, tocca a lui. E allora, verso le due, non so che ora sarà stata, si partì da questo polverino per andare a Castelnuovo. Allora, la cosa mi impressionava in quel momento parecchio era quel silenzio, perché il paese di Castelnuovo era sempre con rumori, perché c'era la miniera che lavorava, le macchine fischiavano, i rumori dei macchinari. Quel giorno silenzio assoluto. E mi ricordo, mi dava impressione, sentivo gli uccelli cantare, non li avevo mai sentiti a quel modo, perché in quel silenzio risaltavano ancora di più. E quindi piano piano, si andò giù per la strada per andare a Castelnuovo. Però si arrivò a mezza strada, forse un po' di più, si rimboccavano una strada in discesa e c'era una casa, di queste case un po' antiche, un po' vecchiotte, che aveva un po' altezza, comunque c'era il piano terreno, il primo piano, e si vide dalla soglia della finestra una cosa di sangue arrivava fino a terra. Si fece anche altre centinaia di metri e si imboccò la strada che andava proprio nel fine della piazza. In quel momento bruciavano ancora le case incendiati la sera prima, perché non la casa vera e propria, ma le travi del tetto, sono più grosse, seguitavano ancora a bruciare. Senti il rumore in quel silenzio, il rumore dei tegolini che cadevano dalla parte del gronda, o dentro. Che mi ricordo, io a quel punto lì mi bloccai, se no dai non ci vengo, perché io ero un curioso, volevo vedere tutto, però sapevo che avrei trovato e dissi,
quando si arrivò lì poi anche lei tutto il suo raggio finì, perché si cominciò a urlare, a vedere quelli morti, in dei punti erano catastati di scappare, poi tutti neri, perché non erano bruciati, a dire sono cremati, non ce ne manca nulla, oppure ce ne manca poco. Lì praticamente erano bruciacchiati, cioè gli misero addosso della legna, dei mobili che presero da una casa, e quindi qualcuno non era bruciato, insomma. E io riconobbi due persone e basta, di tutte le altre ce n'era, perché di molti erano lì, vedevi con quegli occhi sbarrati, vedevi le forme di un corpo nudo, però vestito di nero, insomma, perché erano i panni bruciati addosso. Insomma, lì naturalmente tutto il suo raggio finì lì. Strage a quel momento che nessuno poteva immaginare. Del resto i fasti del fascismo erano un ricordo ancora nitido. Il fascismo io l'ho visto nel momento che aveva più aderenze di tutti, cioè certo. Sono nato nel 33, quindi sì. Gli anni 35, sì. 36. Ma noi come ragazzi ci cominciavo il giuramento al duce, quando cominciava le scuole, cosa mi diceva? Obbedisco agli ordini del duce, una roba di questo genere. Di insegnare dappertutto, credere, obbedire e combattere, ma praticamente un ragazzo lo fanno credere a queste cose. Poi quando cominciò la guerra che ci si rese conto che tutti i discorsi, l'Italia sembrava invincibile, poi invece non era invincibile per nulla, e quindi si cambiò idea. Se avessimo saputo a quei tempi lì il fatto di Civitella che venne il 29 giugno, invece non si sapeva niente. Forse qualcuno poteva avere qualche notizia di rimbalzo perché per il suo mestiere, ma aver saputo quello che era successo a Civitella, i tedeschi appena arrivarono, la gente si buttava dalla finestra per scappare dalla svelta. Invece lì, ma dice tanto, non fanno mia nulla, ci pigliano, guardano le carte d'identità. Infatti, addirittura una donna mia, della mia mamma, perché la mia mamma dice: mi vuole dar retta, dice: ma almeno te tutti in casa. Ma io sono andato a chiamarlo in casa, perché questo in casa, mi disse suo figlio, aveva un nascondiglio introvabile e si era messo lì. Questa signora, passando i video, guardava la carta d'identità al dottore, cose. Ma guarda, non fanno mia nulla, se li controllano le carte d'identità e basta. Sofia, vieni via, ma che ci sta? Uscì, lo prese lui, è morto anche lui. Quindi fu una cosa, perché non era prevedibile, non se ne è mai sentito dire queste cose. Cavriglia succede ad un'altra efferata strage nell'Aretino il 29 giugno, appena 5 giorni prima. Gli stessi soldati della divisione Hermann Göring trucidarono 244 civili a Civitella in Val di Chiana, Cornia e San Pancrazio di Bucine. Sono una sopravvissuta e come tale mi sento in dovere di dover parlare della mia famiglia e quello che è stato di sofferenza. Vittoria, a quel momento Vittorina, aveva solo 5 anni. La sua famiglia era composta dal padre, dalla madre, da lei, dalla sua sorellina gemella e da una sorellina ancora in fasce. Al momento dell'arrivo dei tedeschi a Civitella, la sua famiglia sceglie di nascondersi. Alla fine si salveranno solo lei e il padre. Quando arrivarono i tedeschi a Civitella, noi eravamo in casa, arrivarono presto. Forse alle 7:30, alle 7 c'era la messa, insomma, i miei si accorsero che il paese era pieno di tedeschi verso quell'ora. E io dormivo nella mia cameretta insieme con la mia sorella gemella. E fui svegliata e molto, insomma, velocemente, e non mi ricordo che non rimasi, non posso dire male, però non fui vestita con quella accuratezza che generalmente veniva fatta alle bambine e tanta agitazione. Questa grande agitazione era dovuta, uno, ai tedeschi che arrivavano e anche allo zio, a un mio zio, era uscito, scappato di casa che aveva visto i tedeschi per mettersi in salvo. Però passò davanti alla mia porta di cantina e chiamò il mio babbo. E chiamò anche l'altro fratello del mio babbo che stava giù di sotto, il quale il mio babbo sentì, corse giù ad aprire la porta, ma case antiche, scendi le scale, vai a aprire la porta di cantina che aveva
catorci, tutte cose antiche, tutte porte antiche. E ha perso quel tempo, i tedeschi l'hanno visto e l'hanno ucciso. La madre e le due sorelle di Vittoria, invece, moriranno asfissiate dal fumo sprigionato dall'incendio della loro abitazione, appiccato dai soldati tedeschi. Aprirono la porta di soffitta per nascondersi in soffitta, perché sembrò al mio babbo il posto più sicuro. E allora il mio babbo iniziò a salire questa scalettina. Notai qualcosa di brutto, di rotto, di rovinato, però lui salì e io gli corsi dietro perché ero innamorata, volevo tanto bene al mio babbo e anche alla mia mamma, che ho dimenticato per sopravvivere a tutto quello che è stato. Siamo entrati in questa specie di, era un soppalco, un piccolo soppalco, tanto che noi bambini stavamo ritti, ma il mio babbo e la mia mamma dovevano stare piegati. E allora, ecco, io mi sono seduta per terra vicino al mio babbo, il mio babbo seduto, io accanto a lui, vicino a me, la mia sorella gemella, e la mia mamma con la più piccola in collo. E hanno chiuso questa porticina, che hanno sentito gli spari, le urla, qualcosa di orribile hanno sentito. E il mio babbo ha sentito anche un'esplosione. I tedeschi conoscevano che al mio babbo avevano chiesto di fare il nome dei partigiani che avevano ucciso i tedeschi, ecco, e che lui non aveva fatto. Allora a un certo punto la casa ha preso fuoco. Io mi ricordo della grande tosse e il mio babbo allora scoperchiò il tetto e uscì fuori con la testa, mantenendo le gambe su nella stanza. Io gli ero vicina. Quando vidi che lui mosse, mi alzai anch'io e mi misi vicino alle sue gambe. La mia sorella non si mosse. Io, essendo vicino al mio babbo, aprendo lui il tetto, circolò l'aria, a me immediatamente mi passò la tosse. La mia sorella immobile era già morta. Mi prese a me e mi mise seduta in un tetto, era quei tetti, cioè, è tuttora uguale, così in pendenza, mi disse stai ferma, non ti muovere, e intanto chiamava la mia mamma, perché la mia mamma, lui, prima di salire nel tetto, si è reso conto della mia sorella che non respirava più, era morta, e si è reso conto della mia sorella più piccola, e si era reso conto che la mia mamma, nella testimonianza che dice, gli sembrava, e questo è il grande dolore del mio babbo, gli sembrava quasi morta, invece non lo era. Io dalle spalle vedevo lui piegato a chiamare, a cercare di aiutarla. La mia mamma era una signora come me, un po' più magra, però alta, come avrebbe fatto lui in ginocchione nel tetto anche a sollevarla. Mentre cercava, ma la mia mamma non aveva più, penso che non piava più le forze, niente, e a quel momento è successo che il pavimento è crollato e lui ha visto tutti precipitare nel fuoco. La reazione del mio babbo è stata, a me mi ha afferrato, non come si afferra, non in collo, così come un fagotto, come qualcosa di niente, di inutile. E voleva buttarmi, insomma, voleva uccidersi con me. Però io forse ho avuto una reazione no, bambino no, e non ho avuto il coraggio. Vittoria arriva nella piazza di Civitella quando l'eccidio ormai era compiuto. Comunque si salvano e arrivano in un convento. Da lì inizia un'altra storia. Una suora poi a me, io mi ricordo lui disperato, allora un'altra suora mi ha preso per mano e mi ha portato via. Abbiamo una scala, si è salito questa scala dove si andava nel loro convento, diciamo, ha aperto un cassetto e mi voleva dare una bambola. Era una bambola di quelle che usavano nell'Ottocento di porcellana, ma io
non l'ho voluto. Non ho più giocato, posso dire, come quando giocavo con la mia sorella. Dopo le stragi, i soldati nazisti scomparvero senza lasciare traccia dietro di sé. Nessuno seppe più niente di loro per anni. Oggi, a distanza di 80 anni, quei bambini, quelle famiglie, sono i testimoni di una guerra che solo chi l'ha vista può capire. E a distanza proprio di 80 anni devono ancora vedere guerre, distruzione e morte di civili inermi. Io non pensavo che fosse successo questo che è successo. E la tragedia è ancora più grande di quella che abbiamo subito noi, perché è lunga nel tempo, continua. È una cosa incredibile, non so questi bambini come faranno, però ecco, voglio dire una parola di fiducia, fiducia, ecco, nella bontà, fiducia nella bontà dell'uomo, fiducia nel suo voglia di pace, di serenità. Ci vorrà, piano piano, però, malgrado l'esperienza di ora, ecco, penso che ci saranno uomini buoni. Il termine buono forse non usa più ora, ma ci saranno degli uomini buoni che riusciranno a far tornare la pace. Senz'altro dobbiamo aver fiducia per tanti ragazzi bravi, buoni che ci sono in tutto il mondo. Per loro dobbiamo dare un messaggio di pace e senz'altro questo accadrà. Ora io lo dico così. Sono arrivata, quasi 85 anni, ma questo sono sicura che accadrà, perché l'uomo intimamente è buono.